Ciao a tutti e a tutti, bentornati o benvenuti in un nuovo video. Oggi nuovo prodotto insieme a Cosmify, uno dei più lunghi a cui ho mai lavorato e soprattutto uno dei più complessi, per quanto possa sembrare in realtà semplice. Oggi abbiamo anche l'aiutante qui con noi che ci farà compagnia. E niente, io direi di passare subito al prodotto, ragazzi. Il tema in realtà, dagli spoiler che ho messo su Instagram in questi giorni, l'avete indovinato tutti, anche perché era un lancio programmato insieme alla palettina di glitter. Penso che la ricordiate un po' tutti, la Moon Crystal. Infatti il pack abbiamo mantenuto un po' sulla stessa via, anzi direi che praticamente è stato progettato insieme. E quindi senza indugi ve lo mostro, ecco, senza tanti giri di parole. Adesso vi spiegherò poi tutto step by step. Quindi era un'uscita in teoria programmata insieme. Poi diciamo che non siamo riusciti a realizzare tutti i pezzi di questo lancio che vi presento oggi. E quindi ho detto preferisco dividere le due cose e migliorare quello che c'è da migliorare. Quindi cosa ho creato per voi questa volta? Tre palettine di ombretti, sono tre quad di ombretti, quindi ognuno ne contiene quattro. E le ho divise in tre palettine. Originariamente la mia idea era quella di farne una colorata e una sui nude, perché comunque essendo travel friendly, come vedete stanno veramente nel palmo di una mano, sono piccole piccole. Per chi ha già questa, appunto, sono la stessa identica misura. Era comodo magari portarsele in questo modo, quindi avere delle colorazioni colorate e delle colorazioni nude. Ma poi mi sono detta, perché fermarsi a questo? Ok colorati, ok nude, ma cerchiamo di mischiarli un pochino e di creare anche delle texture differenti. Quindi in queste tre palettine troverete una completamente matte e due miste, dove ci sono sia gli shimmer perlati che gli shimmer glitterati che gli ombretti effetto top coat, tipo quello che ho messo oggi io, che dopo vi presento. Ovviamente c'è sempre il solito tassellino contenitore che poi va sfilato. Il pack delle palettine è questo qua. Come vedete, come sfondo c'è il solito effetto con tutti i simbolini delle varie Sailor. In primo piano abbiamo proprio la Sailor Moon, il suo profilo con stampa oro fredda, e qui sotto è riportato il nome della palettina, che in ognuna appunto va a cambiare. Quindi abbiamo le Sailor, queste qui è Royal e questa è Love Power, mentre sul retro troviamo gli ingredienti, numero di lotto, il PAO, che in questo caso è 12 mesi, la grammatura di 1,2 grammi. E niente, detto ciò, io penso vi posso far vedere l'interno, così vi mostro anche la prima palettina. Parto da quella completamente matte, che è quella delle Sailor. Una volta aperta si presenta in questo modo, quindi queste sono le quattro colorazioni della prima palettina. Come vedete c'è sempre un piccolo specchietto. La palettina è di cartoncino rigido. Queste sono le quattro colorazioni. Abbiamo Moon, Venus, Saturn e Pluto. All'inizio volevo comporla soltanto con colori primari, però il problema è che sono tre ovviamente, il rosso, il giallo e il blu. Quindi ho detto, non è che mi ispiri molto come idea. Quindi cerco dei colori che possono stare bene insieme. E infatti sul sito trovate tre diversi look che ho composto con ognuna delle palettine, perché con ognuna delle palettine singolarmente potete farci ovviamente un look. Prese poi assieme ovviamente le componete come meglio vi piacciono. Quindi in questo caso ho voluto inserire un giallo. È stato uno dei colori più difficili da fare, perché anche le migliori aziende devono utilizzare ovviamente pigmenti non naturali per creare il colore giallo. Quindi è ovviamente a texture un po' gessosa. Eccolo qua, non è un giallo troppo vivido, ma vira leggermente verso l'ocra, non lo volevo fare proprio super 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 yellow. Dopodiché abbiamo l'arancio, ci abbiamo lavorato parecchio, ho tipo 800 campioni di arancio. Non lo volevo arancio fluo, non lo volevo arancio spento, ma questo che è venuto fuori è un arancio carota, direi. Questo lo vedete infatti già più accesa come colorazione. Dopodiché abbiamo Saturn. Questo qui è uno dei colori che mi piace di più, perché è un viola molto 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 scuro. Eccolo qui. E dopodiché abbiamo Pluto, che è il verde. Mi piaceva creare un verde bosco, diciamo, quindi anche questo non ha una colorazione proprio troppo troppo accesa. Ed eccolo qua. Quindi questi sono i colori della prima palettina, ed è l'unica che li contiene tutti matte. Tra l'altro
l'altro il prezzo di ogni palettina è di 11,90€, che penso sia il compromesso migliore per 4 ombretti, comunque è come se andaste a pagare meno di 3€ per ombretto, e per una palettina che a mio parere mi fa veramente volare. Sapete che io ho questa mania di ispirarmi sempre a qualcosa, in questo caso sono tornata su Sailor Moon appunto perché in teoria doveva essere un'uscita singola, e mi piacciono da impazzire i pack collezionabili. Ora vi faccio vedere la seconda palettina, che è la Love Power, perché all'interno ho voluto mettere tutte coppie, diciamo così, ed è quella dai toni più freddi e che contiene il mio colore preferito in assoluto, che ho usato anche oggi per il make-up. Eccola qui, questi sono i 4 colori contenuti all'interno della palettina, sono tutti e 3 matte, di cui uno shimmer. Eccoli qua più da vicino, quindi abbiamo Luna, Artemis, prima coppia, e Neptune e Uranus, seconda coppia. Adoro questa palettina. Allora, vi faccio vedere lo swatch di Luna. Questo qui è un nero con perla grigia all'interno, quindi vi dà proprio questo colore super super metallizzato, che potete utilizzare negli smoky oppure come ombretto singolo. Guardate quanto è luccicoso, mi fa sognare. Volevo creare un nero opaco, però mi sono detta no, già visto, e quindi mettiamoci un colore che sia un po' più particolare, un po' più da sera e che comunque stia bene con il resto delle colorazioni presenti nella palettina. Poi ho voluto creare un color burro, questo qui secondo me ci deve essere sempre, ed è uno di quei colori che utilizzo per aiutarmi a sfumare gli ombretti sotto il sopracciglio, per fare i punti luce, per schiarire ombretti un pochino più scuri. Può essere sempre sempre utile, come vedete è bello presente come pigmentazione. E poi arriviamo al mio ombretto preferito in assoluto. Guardate come spara questo colore, mi fa veramente sognare. Questo qui è Neptune, che ho usato appunto oggi nella prima parte del trucco. È veramente una colorazione super super particolare, è un turchese con base verde, bella. Bella. E poi abbiamo Uranus. Questo è stato uno dei colori più complicati da fare insieme ai viola. Sapete che i blu e viola come colorazioni di ombretti sono sempre molto complesse, perché hanno un pigmento molto pesante che tende sempre a dividersi. Quindi consiglio, quando lo utilizzate, soprattutto come parte più intensa, cercate di picchiettare bene il prodotto. Infatti vi consiglio di prendere questi ombretti proprio come pigmenti pressati, che vanno lavorati su base umida, perché hanno una resa pazzesca, altrimenti ve li andate un pochino a perdere. Come potete vedere, iper 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 intenso, però appunto state attenti quando lo applicate e lo sfumate. Quindi questi sono gli swatch della seconda palettina. Dopodiché passiamo a Royal, quindi all'interno troverete tutti i membri della famiglia reale di Sailor Moon. Ed ecco qui la mia idea. Allora, primo impatto, questa palettina potrebbe sembrare molto particolare, ma c'è stato un grande lavoro dietro per capire come impostare le colorazioni. Quindi intanto vi dico, c'è Kibiusa, ovviamente rosa, ma poi vi faccio vedere che bel rosa. Neo Queen, che è l'ombretto con la texture top coat. Diana, che ha una texture shimmer. E Tuxedo Mask, che è l'opaco. Tuxedo Mask è il marrone che mi vedete utilizzare oggi. Vi posso assicurare che è una delle palette più portabili tra quelli che ho creato. Quindi vi parto dall'unico colorato, che è Kibiusa. Ha una texture molto particolare, perché è uno shimmer che sembra quasi vinilico, quindi non ha quelle perlescenze pesanti, ma si nota la luminosità, quindi mi piace veramente un sacco. Anche la colorazione rosa secondo me rispecchia proprio Kibiusa. Vicino troviamo Neo Queen, che è il colore più top coat, infatti è pieno 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 di perle, infatti appena lo toccate vi dà l'idea che si sgretoli, ma in realtà sono tutte le perle presenti all'interno. Ci sono infatti perle bianche, perle celesti, perle lilla, ed ha questo effetto pazzesco. Questo lo potete utilizzare sopra qualsiasi ombretto, perché in base poi all'ombretto che ha come base cambia. Ci abbiamo lavorato tanto anche su questo, perché ovviamente non veniva mai fuori la combinazione di perle che più mi piaceva. Alla fine, quando ho provato questo, ho detto niente, sei tu, perché poi è super super freddo come colorazione, quindi mi fa impazzire. Ovviamente potete utilizzarlo anche come punto luce. Poi abbiamo l'ombretto shimmer più buono
borroso che possiate mai provare in vita vostra, che è Diana. Questo qua è un argento che sembra praticamente argento colato, è veramente super 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 specchiato, eccolo qui, ed è anche super 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 pigmentato, veramente una chicca da avere se siete amanti dei colori freddi degli argenti. E poi abbiamo appunto Tuxedo Mask, che è il marrone, è a base calda ma non troppo calda, infatti risulta quasi un colore neutro, direi. È il marrone classico da avere per tutte le occasioni, super matte, super sfumabile, mi piace veramente tanto. Quindi vi ho presentato le tre palettine, questa qui è la Royal, abbiamo la palettina Sailor e la palettina Love Power. Ve le apro tutte e tre insieme, così se siete indecisi su quale prendere avete modo di vederle tutte. Eccole qui. Non volevo creare una palettina singola, ma mi piaceva l'idea di farne tre diverse, così potete scegliere quella che più vi piace e acquistarla tranquillamente ad un prezzo molto 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 accessibile. Ovviamente poi arriveranno in negozio, ma le troverete penso da gennaio ormai, o magari riusciamo già a metterle per novembre. Per chi è fan poi di Sailor Moon avete un incentivo in più per acquistarle, perché sono pazzesche. Io adoro, e non lo dico perché li faccio io insieme poi al team di CosmiFy, ma penso di creare dei pack spettacolari ogni volta, cioè mi piacciono veramente tanto tanto tanto, e non avete ancora visto il resto. Prossimamente, non vi ho detto niente. Quindi queste sono appunto le tre palettine, vi lascio a un mini video che ho registrato mentre mi truccavo, così da farvi vedere la resa degli ombretti sulla palpebra. Voi trovate tutti i link qua sotto per poter acquistare i prodotti, spero vi piacciono, e poi se acquisterete mi raccomando taggatemi su Instagram, così riesco a ripostare quello che avete preso, a ripostare poi i look che creerete, e vi mando un bacio, ci vediamo presto. Ciao!